Arrestato bengalese per sfruttamento del lavoro e associazione a delinquere. Commemorazione per ricordare la rivolta delle donne a Carrara, presenti anche le autorità regionali. Arrighi, porterò a Carrara più efficienza e servizi, questo è l'obiettivo del neo sindaco. Boom di turisti in Toscana, quest'estate si prevede una crescita del 12%. Massa Picta torna a Villa Rinchiostra con 5 incontri estivi sull'ambiente e il mangiar sano. Buonasera a tutti, benvenuti ad una nuova edizione del telegiornale. Questi che avete sentito sono i titoli delle principali notizie. Avete sentito in titoli proprio dell'arresto della Guardia di Finanza da parte della Guardia di Finanza di un bengalese per associazione a delinquere, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Lo straniero era sfuggito all'esecuzione della misura cautelare nell'operazione Dura Labor del 2020. I particolari. È stato arrestato questa mattina dai militari del gruppo della Guardia di Finanza della Spezia un cittadino bengalese condannato per reati di associazione a delinquere, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Il bengalese era l'unico che nel blitz del novembre 2020 sfuggì all'esecuzione della misura cautelare dell'operazione delle fiamme gialle spezzine Dura Labor, che portò alla luce per la prima volta alla Spezia un vero e proprio sistema di caporalato perpetrato all'interno dei cantieri navali, dove operai stranieri venivano costretti a pesanti turni di lavoro per stipendi molto inferiori ai minimi sindacali e chi cercava di ribellarsi veniva pesantemente minacciato e danni fisici alla sua persona o ai componenti della famiglia rimasta nel paese d'origine. Nel 2020 sono stati 6 condannati stranieri per reati analoghi, per un totale di 17 anni e 4 mesi di reclusione, nonché 31.000 euro di multa. Adesso è arrivato anche l'ultimo arresto. Il bengalese è stato condannato in via definitiva alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione. La direttrice della zona distretto Apuane, Monica Guglielmi, si è espressa in merito all'intervento di Fratelli d'Italia sul servizio di guardia medica. Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, e il capogruppo in consiglio comunale a Massa e dirigente nazionale, Alessandro Amorese, nei giorni scorsi hanno denunciato la chiusura la domenica della guardia medica in provincia. È una situazione che crea disagio anche all'ospedale, sempre più in sofferenza. Pur confermando le difficoltà della gestione, la direttrice ha precisato che il servizio è rimasto sempre attivo almeno in una delle 3 sedi e che in futuro l'azienda punterà ad una comunicazione sempre più adeguata nei confronti dei cittadini. I punti di continuità assistenziale presenti nella zona delle Apuane, come ha ricordato la direttrice, sono la Casa della Salute di Carrara in piazza Sacco e Vanzetti, aperta tutti i giorni dalle 8 alle 20, la sede di Carrara Avenza in via Giovanni Pietro, aperte festivi e prefestivi dalle 8 alle 20 e tutti i giorni dalle 20 alle 8. La Casa della Salute di Massa in via Bassa Tambura, che è aperta i festivi e prefestivi dalle 8 alle 20, tutti i giorni dalle 20 alle 8. Cerimonia per ricordare la rivolta delle donne avvenuta il 7 luglio del 1944 a Carrara. Questa mattina alla presenza delle autorità regionali e provinciali si è tenuta la commemorazione in Piazza delle Erbe, proprio dove 78 anni fa è partita la rivolta. Vediamo il servizio di Alice Spadoni. Si è svolta questa mattina la commemorazione per ricordare la rivolta delle donne avvenuta il 7 luglio 1944 a Carrara, quando si ribellarono all'ordine di sfollamento imposto dai nazifascisti. La ribellione è partita da Piazza delle Erbe, proprio dove oggi si è tenuta la commemorazione, e dove è presente un murales che ritrae la partigiana Francesca Rolla, accanto ad una sua frase celebre, «Non abbandonare la città». Alla cerimonia erano presenti le autorità provinciali e regionali, presente anche la neoeletta sindaco di Carrara, Serena Arrighi. Il valore è importantissimo, sia nel suo significato storico che nei valori che contraddistinguono Carrara stessa, ed è un qualche cosa in più tra tutti quelli che sono gli episodi tipici della nostra resistenza, che il fatto è un grande fatto di emancipazione delle donne, per cui è ancora più importante. La nostra identità sta nella nostra storia, per cui il ricordo è quello che ci aiuta ogni giorno a ricordare, a capire chi siamo.
La cerimonia si è aperta con la deposizione di una corona d'alloro. Molti poi gli interventi delle autorità, tra cui quelle del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Viviamo un tempo in cui purtroppo quegli uomini, ma soprattutto in questo caso quelle donne che cambiarono il corso della storia non ci sono più. Qualche mese fa abbiamo voluto dare una targa a Cesarina, una targa che è un riconoscimento a tutte le donne che hanno cambiato il corso della storia di quella terribile guerra, e oggi che non ci sono più, a noi, alla politica, alle istituzioni, il compito di diventare amplificatori di memoria, perché quello che è accaduto non accada mai più. Perché gesti eroici come questi segnino la strada da seguire. Diceva Calamandrei che noi dobbiamo andare, per capire la Costituzione, il valore di quello che c'è nella Costituzione, dobbiamo andare nei luoghi delle stragi, nei luoghi della resistenza. Ecco, mi piacerebbe che le ragazze e i ragazzi potessero venire dalle nostre scuole qui a capire cosa hanno fatto le donne, cos'era quel 7 luglio del 1944, cosa ha significato nel coraggio che hanno trasmesso anche a noi uomini. E dobbiamo fare in modo che quanto scritto nella Costituzione, quei diritti che ancora oggi sono legati a tante donne, vengano messe in campo. Lo dobbiamo fare per chi ha combattuto qui per noi, perché ci ha concesso la libertà, perché la libertà è come un fiore, va innaffiato continuamente, non va data mai per scontata. Una cerimonia necessaria dunque per ricordare la resistenza e il coraggio delle donne. E proprio per ricordare il valore di queste gesta eroiche, questa sera alle 21.45 su Antenna 3 andrà in onda lo speciale sulla commemorazione avvenuta questa mattina, sulla rivolta delle donne avvenuta il 7 luglio del 1944 a Carrara. Durante la commemorazione abbiamo incontrato il nuovo sindaco di Carrara, Serena Arrighi, alla sua prima apparizione pubblica. Arrighi è pronta a portare a Carrara maggiore efficienza e servizi. Dunque, ascoltiamola in questa intervista. È stato da poco eletto sindaco di Carrara, come sono stati i primi giorni? Intensissimi, ho già cominciato a lavorare in maniera operativa, sono già al lavoro in comune, ma è una bellissima cosa, una bellissima esperienza che sta cominciando intensamente. E quali sono gli obiettivi, insomma, prossimi? Obiettivi prossimi sono quelli di cominciare a dare alla città quello che si aspetta, quindi migliori servizi e maggiore efficienza anche all'interno del nostro comune. L'Associazione Italia Nostra della sezione Massa Montignoso ha richiesto nuovamente attraverso una petizione il ripristino dell'illuminazione in via delle Mura Est a Massa. Già a febbraio l'associazione aveva inviato la petizione al sindaco Francesco Persiani e l'amministrazione aveva risposto che al più presto avrebbe provveduto, ma anche che non sapeva dove posizionare le lampade, dal momento che da un lato il muro è di proprietà della Villa Massoni, mentre dall'altro le mura sono quelle di Massanova, che vengono protette dalla soprintendenza. L'associazione, che adesso attende l'illuminazione, ha consigliato di riutilizzare l'appoggio vecchio delle lampade, i cui segni sono ancora visibili. Questa sera su Antenna 3, al termine dell'edizione del telegiornale, appuntamento con la rubrica 15 minuti con il sindaco, in cui proprio il sindaco di Massa, Francesco Persiani, risponderà ad alcune delle domande poste dai cittadini. L'appuntamento è ogni 15 giorni, potrete rivedere le puntate e vi informiamo anche sul nostro canale YouTube. Intanto ascoltiamo un'anticipazione. Buonasera, ci vediamo dopo il TG. Con il solito appuntamento ogni 15 giorni con un quarto d'ora con il sindaco, e con il piacere di rispondere a tante vostre domande, e quindi ci vediamo fra poco. Presenze turistiche in crescita del 12,4% in Toscana in generale per quest'estate. Consolidati i flussi turistici italiani ed è prevista una crescita anche per quanto riguarda il mercato estero. Sono positive le previsioni turistiche in Toscana per il periodo giugno-agosto 2022, con una stima di circa 2,4 milioni di presenze in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, pari al più 12,4%.
Sono questi i risultati dell'indagine di Toscana Promozione Turistica, che si basa sulle richieste di prenotazioni fornite da un campione di 439 imprenditori della ricettività regionale. Le previsioni del trimestre estivo confermano dunque che è tornata la voglia di viaggiare. Le strutture ricettive della regione registrano un incremento della domanda con un aumento significativo dei turisti stranieri, non solo nelle località costiere, ma anche nei centri d'arte e nelle località di campagna e collina. In valori assoluti, il movimento turistico di quest'estate potrebbe far registrare 5,1 milioni di arrivi e 21,5 milioni di presenze. Questi risultati potrebbero comunque ulteriormente migliorare dal momento che si conferma l'aumento delle prenotazioni last minute. Durante il trimestre estivo, sempre secondo i dati, si prevede il consolidamento dei flussi turistici italiani e una significativa crescita del mercato estero. I turisti stranieri sono stimati in crescita del più 23,3% e dovrebbero realizzare oltre 8 milioni di presenze. Ancora una volta sarà però nettamente maggioritaria la domanda italiana, con una quota del mercato del 63% contro il 37% della domanda estera. Parliamo anche di un argomento che davvero è molto caro alle persone che hanno con sé animali, quindi cani o gatti, e invece di cosa non bisognerebbe fare, quindi di abbandonarli. Da quest'anno l'Unione di Comuni Montana Lunigiana aiuterà con il suo servizio di pensione per cani tutte le persone che vogliono andare in vacanza ma che hanno difficoltà a portare con loro gli amici a quattro zampe. La pensione presso il canile comprensoriale di Groppoli di Mulazzo è munita di 9 box dedicati, costituiti da uno spazio esterno e da uno interno riscaldato. È possibile lasciare il cane in pensione per un massimo di 28 giorni e per i primi 10 la tariffa per tutti i proprietari è di 5 euro giornalieri. Dopo il costo giornaliero varierà a seconda dell'attestazione ISEE. Non mancherà poi l'assistenza veterinaria 24 ore su 24 e gli operatori saranno disponibili ad ospitare sdraiette o coperte del cane per farlo sentire a casa. Per qualsiasi informazione è possibile contattare la pensione al numero 0187 851026 oppure per email all'indirizzo canilelsu@libero.it. Ogni estate, come dicevamo, si ripresenta il problema dell'abbandono degli animali. Quest'anno inoltre sono aumentate e sono in crescita le restituzioni ai canili o gli abbandoni. Una situazione inversa rispetto a quella degli scorsi due anni, quando molte persone avevano adottato un cane con la paura di restare in casa soli per molto tempo, oppure per poter passeggiare con il cane durante il lockdown, ricorderete. L'amministrazione comunale di Massa, attraverso l'assessore Giovan Battista Ronchieri, con delega alla tutela degli animali, ha deciso di lanciare un appello contro l'abbandono degli animali. L'appello dell'amministrazione a tutti i cittadini e a quanti hanno sinceramente a cuore il benessere animale è di recarsi in visita al canile municipale Ettore in via Galvani 1. Per conoscere gli animali che sono ospitati. Il Comune promuove e finanzia il progetto Cane in Famiglia per incentivare l'adozione dei cani di età superiore agli 8 mesi che dimorano presso il canile. Il progetto offre un incentivo di 31 euro al mese per tutta la vita del cane a chiunque decida di adottarne uno. C'è la pubblicità, dunque torniamo tra poco con le altre notizie. Vi aspetto. La comunicazione pubblicitaria è importante per la tua azienda. Ti fa conoscere, ti fa essere sempre presente sul mercato e ti fa arrivare dove gli altri non arrivano. Pensaci. Hai voglia di lavorare in un ambiente giovane e colorato? MB Garden ricerca personale con attitudine al contatto con il pubblico e buona conoscenza delle varietà di piante. Si lavora 8 ore al giorno, per 6 giorni, seguendo gli orari di apertura del garden, nei weekend, nei festivi, con un regolare contratto di lavoro. Ci si occupa di manutenzione e cura delle piante, carico e scarico merce. Se hai voglia di lavorare e imparare, MB Garden ti aspetta. Scrivi a marco.mbgarden@gmail.com. Luca, Mario, Emiliano e Santina
hanno affidato il proprio cuore alle nostre cure e, in poco tempo, sono tornati alle passioni di sempre. Aiutaci a scrivere insieme la prossima storia di cuore. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Monasterio, ospedali di ricerca a Massa e a Pisa. Al termine della vita avremo cura dell'ultimo viaggio, con esperienza, dignità e rispetto. Onoranze funebri Salvatori. 340-188-6511. A Massa, via Democrazia e via del Cimitero a Mirteto. La mia macchina. Bella, ma... Da revisionare. Non preoccuparti. Apuana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista e elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla. Prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti, con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli Apuana Speedy, via Zara 810, Marina di Massa. Torna a Villa Rinchiostra a Massa da mercoledì 13 luglio, Massa Picta, i colori della cultura, con 5 nuovi incontri che riguarderanno la salute, l'ambiente e soprattutto i prodotti del territorio e servizio. Torna in scena a Villa Rinchiostra, dopo il successo della prima edizione, Massa Picta, i colori della cultura, con 5 appuntamenti estivi. Gli incontri riguarderanno l'ambiente, la salute del territorio e il mangiar sano, con riferimento alle produzioni tipiche di Massa, della Lunigiana e della Garfagnana. Il primo incontro sarà mercoledì 13 luglio alle 18.30, per poi proseguire a mercoledì alterni fino al 7 settembre. Ad ogni incontro, poi, ad ingresso libero, l'Associazione Cuochi di Massa e Carrara presenterà un piatto a cui farà seguito una piccola degustazione gratuita. Eccoci qua, Massa Picta, i colori della cultura, si inizia mercoledì 13 luglio. Parleremo delle Deco Massesi, 6 denominazioni comunali, tordelli fornesi, tordelli massesi, torta di riso, limone massese, la caciotta dell'Antona e il pane di San Carlo. E il presidente dell'associazione Cuochi di Massa e Carrara, Antonio, ci farà una torta di riso che Antonio Morelli, che tutti potranno assaggiare. Quindi, oltre ad avere un ingresso libero, avremo anche una piccola degustazione gratuita. Ora, dal 13 luglio saremo presenti anche noi come Associazione Cuochi, diciamo che faremo un po' la parte tecnica dell'evento, per cui oltre a interagire con gli ospiti per quello che riguarda in questo caso i prodotti tipici del territorio massese, faremo anche una degustazione, per cui in questo caso della torta di riso, e avremo la possibilità di dimostrare la realizzazione sul posto e poi far assaggiare appunto la torta. Quindi vi invito tutti a partecipare, l'Associazione Cuochi è presente sul territorio, sarà presente a tutti gli appuntamenti, ogni volta con una ricetta diversa, ogni volta con delle degustazioni da offrire al pubblico. Massa Picta inizia il 13 luglio, parleremo di prodotti tipici, di chi li produce e quindi degli eroi del nostro territorio, quindi Villa Rinchiostra nel giardino, evento gratuito, ingresso libero, e al termine l'Associazione Cuochi Provinciale ci farà dono anche di un assaggio, ci farà vedere come si preparano le nostre tipicità e ce le farà anche assaggiare. Adesso vediamo insieme altri appuntamenti previsti per i prossimi giorni. 5 giorni di mostra da domani nei giardini del convento dei Cappuccini di Massa. Dal titolo Passato, presente, futuro, la città come contesto educante tra insegnamento riflessivo e impegno civico dell'Istituto Meucci.
I lavori esposti riguardano le attività di laboratorio svolte durante l'anno scolastico dagli studenti del liceo delle scienze applicate, dalla classe prima alla quinta, nell'ambito dell'attività di educazione civica. L'evento di 5 giorni si inserisce all'interno di un contesto che riguarda la partecipazione delle comunità, la ridefinizione della missione culturale del territorio. Tra foto e disegni si potranno ammirare i vari punti della città, della Marina, del Castello Malaspina. La mostra è promossa dall'Istituto Meucci di Massa e sarà aperta al pubblico dalle 17 alle 21. È una mostra dal titolo Cieli immensi, a ricordare l'azzurro, ad immaginare lo spazio, a delineare le forme mutanti della natura celeste. L'artista è Paolo Brenzini e la sede della sua mostra è la Galleria Valeria Lattanzi, ora Associazione Artistica Culturale Idra, a Carrara in via Cavour. Cieli immensi durerà fino a sabato 9 luglio dalle 18 alle 21. La personale è aperta a tutti con ingresso libero. Primo appuntamento domani alle 21 per la rassegna Teatro a Lucido presso il Parco Termale di Equiterme con lo spettacolo comico Amori Corti con Enzo Casertano e Alessandra Merico per la regia di Enzo Casertano. Questo spettacolo tra sarcasmo ed ironia pone l'uomo e la donna di fronte alle loro diversità in modo divertente e intelligente. Una coppia artistica perfetta e rodata, quella formata da Enzo e Alessandra, che sul palco si cimentano in storie di varie coppie, cominciando con quella più antica di Adamo ed Eva. Per prenotazioni e informazioni è possibile telefonare al 340 5371090 oppure scrivere a info@officinetoc.it. E c'è un doppio appuntamento con il progetto Scienza servizievole in cammino, domenica 10 luglio, dal tardo pomeriggio fino a sera, nel giardino dei Lecci di Villa Bertelli a Forte dei Marmi. L'obiettivo è sensibilizzare la comunità sul tema dell'educazione consapevole e di richiamare l'attenzione su grandi tematiche come quelle del neurosviluppo, della tutela dell'ambiente e di una scienza al servizio dell'uomo. Il primo incontro è la passione di apprendere verso la scuola possibile, che inizierà alle 18. Il secondo appuntamento è la fisica della coscienza, cosmo, cervello, mente, mistero, in programma alle 21.30. L'evento è a pagamento con prenotazione obbligatoria sul sito La Fisica della Coscienza. Verrà inaugurata venerdì 15 luglio alle 18 alla Fabbrica dei Diritti nel Parco Nazionale della Pace a Sant'Anna di Stazzema la mostra di Carlo Carli, che descrive attraverso 23 dipinti gli orrori della guerra. La mostra rimarrà esposta fino al prossimo 15 agosto. Uno sguardo attento ai fatti di cronaca attualissimi, ma anche un grido di disperazione e ribellione sia alla guerra, come nel trittico dedicato al conflitto fratricida in Ucraina, che ad altri gravi problemi che affliggono il mondo come la pandemia o la siccità. Da lunedì 11 luglio presso la sede ASMIU in via dei Limoni a Massa, le utenze domestiche delle zone di San Leonardo potranno ritirare la fornitura annuale gratuita per i sacchi per la raccolta differenziata per l'anno 2022. La distribuzione si svolge da lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 13.30. Il kit sacchi deve essere ritirato dall'intestatario Tari o da un delegato portando con sé l'avviso di pagamento Tari. Diamo insieme uno sguardo alle previsioni del tempo per domani. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per venerdì 8 luglio. Cielo sereno, temperature in diminuzione, venti deboli o moderati, mare poco mosso. Sabato 9, cielo ancora sereno, temperature in diminuzione, venti moderati, mare poco mosso. Tendenza nei giorni successivi. Tempo stabile e soleggiato, temperature in aumento, venti deboli o moderati, mare poco mosso. Per aggiornamenti consultare il sito www.meteoapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5, ti aspettiamo!
Prima di salutarvi vorrei ricordarvi due appuntamenti per questa sera. Dopo il nostro telegiornale ci sarà 15 minuti con il sindaco, uno spazio dedicato in cui il sindaco di Massa Francesco Persiani risponde a domande di alcuni cittadini. E poi il servizio, lo speciale che andrà in onda sulla commemorazione di questa mattina rivolta alle donne, proprio alla commemorazione di questo fatto avvenuto il 7 luglio del 1944 a Carrara. Dunque spero per voi una buona serata, grazie, arrivederci e noi ci vediamo domani.